Dispenser TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. Dopo i lavori dello scorso anno, realizzati grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, lavori che permisero di recuperare due luoghi qui della Badia Camaldolese di Volterra, ovvero il chiostro ed il refettorio, quest'anno, grazie ai ragazzi del progetto didattico europeo Leonardo, se ne sono aggiunti altri luoghi. Infatti sono state restaurate tre stanze, alcune finestre per l'esattezza 13, e l'interno della chiesa, di quello che resta della chiesa della Badia Camaldolese. Una volta finito il progetto Leonardo, noi siamo entrati con la nostra telecamera all'interno della badia e abbiamo registrato, abbiamo visto quello che i ragazzi hanno fatto, il lavoro che hanno fatto e soprattutto quello che è venuto fuori da questi interventi, cose molto molto interessanti che noi vi riproponiamo, e soprattutto entreremo nei dettagli del lavoro svolto grazie all'intervento del responsabile della sovrintendenza. La badia è sempre più viva, di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Sono insieme a Riccardo Lorenzi, architetto, buongiorno. Buongiorno. Della soprintendenza di Pisa, che ha curato e ha seguito i lavori di rimessa in sicurezza e restauro della Badia Camaldolese. Allora, vogliamo un po' parlare di questi lavori che sono stati fatti? Abbiamo utilizzato il progetto internazionale Leonardo, organizzato dal comune di Volterra ormai da anni, d'intesa con l'associazione del posto e con la fondazione della Cassa di Risparmio di Volterra, per fare un lotto in più di lavori, un pezzettino da aggiungere a quanto è stato fatto per l'apertura dell'agosto di quest'anno. Abbiamo potuto sistemare altri locali del piano terra. Abbiamo fatto un po' di pulizia anche sulla piazza della chiesa, che finalmente adesso diventa in qualche modo disponibile, visitabile. Questi lavori sono stati anche supportati da lezioni di restauro e giovani tecnici tedeschi che hanno apprezzato molto questa maniera molto concreta, pratica, viva di imparare discipline e tecniche in cui davvero in Italia siamo abbastanza bravini. Che cosa è stato restaurato? Sono stati recuperati i locali vicini al salone dipinto che era stato aperto a quest'estate. Poi sono stati anche ritinteggiati gli ambienti senza toccare, anzi al massimo rispetto per gli affreschi. È stato trovato un tratto di affresco sopra il camino, che è un elemento decorativo che sicuramente verrà in seguito restaurato. E per quanto riguarda la chiesa? Per quanto riguarda la chiesa abbiamo catalogato e ordinato tutto il materiale che era caduto, a suddividerlo a seconda delle caratteristiche. Ordinato, ripulito, sbassato anche il piano, adesso abbiamo finalmente anche la possibilità di accedere e percepire la chiesa per quella che davvero era. Senza tetto, però pur sempre la sensazione di essere in un bellissimo ambiente sarà una nuova riscoperta per i volterrani. Dispenser TV, un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo.
Thank you very much indeed.